Sappiamo tutti quanti che nel primo Inazuma Eleven, durante la prima partita contro la Royal Academy, è impossibile vincere. Infatti, qualsiasi tentativo di contrastare la Royal Academy viene puntualmente vanificato, dato che il gioco ti forza a perdere e quindi non puoi neanche rubare palla agli avversari. L'unico gol riusciremo a segnarlo con Axel Blaze. La vittoria però ci verrà data a tavolino, dato che Jude, il capitano della Royal, ci dice: "Lasciamo perdere, ho visto quello che dovevo vedere, la partita l'avete vinta voi". Però mi sono sempre chiesto, e se noi riuscissimo a battere la Royal invece? Vediamo cosa succede. Bene ragazzi, questo è il primo incontro contro la Royal Academy per l'appunto, e iniziamo a giocare la partita. Come ho detto nell'intro, qualsiasi sforzo cerchiamo di fare per tenere palla o di rubarla verrà puntualmente vanificato. La Royal non perde tempo e ci mostra subito i muscoli con un calcio stordente. Diciamo che queste sono le prime vere interazioni che abbiamo con le tecniche speciali. E questo è il primo dei 10 gol che ci segneranno. Semplicemente perfetto. Ma, cosa succede se noi riuscissimo a farne più di loro? Per esempio 99? Bene ragazzi, a questo punto siamo 99 a 0. Mark usa la sua mano di luce e passiamo la palla ad Axel Blaze, che con il suo tornado di fuoco metterà fine a questa partita. Cosa credi di... A questo punto Jude decide di interrompere la partita. I dati raccolti sono più fruttuosi di quanto pensasse. E quel portiere sembra decisamente interessante. Non vedo l'ora che cominci Football Frontier. Quindi, cosa accade? C'è un dialogo diverso? No, ci ritiriamo. Vediamo partita vinta, ci incontreremo di nuovo alle qualificazioni regionali e allora sarà un'altra storia, non ci scorderemo di voi. Quindi non cambia nulla? Non c'è un dialogo extra perché i nostri avversari hanno subito 99 reti? Peccato, è un vero peccato. Quindi, per quanto una persona possa allenare i propri giocatori con le partite di prova che ti fa fare Silvia prima di andare avanti con la storia, tu non puoi comunque sconfiggere la Royal Academy. Il gioco ti obbliga a subire quei 20 gol. È un vero peccato. Pensavo avessero programmato qualcosa di diverso in caso di vittoria, ma a quanto pare no. Devi perdere a tutti i costi. La squadra come la chiamiamo? Ho il nome perfetto per la squadra per concludere questo video. Calciopoli.